Allora, grazie di essere intervenuti a questa conviviale. Noi abbiamo organizzato questo incontro innanzitutto perché vogliamo iniziare una fase nuova di Forza Italia, cioè una fase dove ci sia realmente il coinvolgimento da parte della base, dove abbiamo voluto invitare e avere vicino gli amici che credono realmente, coloro che sono qui, insomma, che ci stanno anche aiutando, sono quelli che realmente credono nel partito, perché noi abbiamo bisogno, come ci è stato detto anche dal presidente Berlusconi, di ripartire, ripartire dai piccoli comuni, ripartire dalla gente, ripartire dalla base. Vedete, c'è molto disinteresse ultimamente nei confronti della politica e noi dobbiamo essere bravi a ricoinvolgere questo popolo che è rimasto a casa, un popolo di moderati, un popolo che tendenzialmente sono vicini a Forza Italia, vicini al nostro movimento e che però oggi non trovano più quell'entusiasmo, quello spirito, quello slancio che il presidente Berlusconi riusciva a trasmettere, perché poi io credo che oggi noi scontiamo questo problema. Io ricordo che quando si votava anni fa per le politiche, per l'Europa, noi avevamo percentuali del 30%, 35%. Quando si votava nei comuni andavamo intorno al 15%. Questo che cosa significa? Significa che lì c'era il valore aggiunto del nostro presidente. Il presidente che, come voi tutti sapete, è stato in qualche modo bloccato, fatto fuori da una legge ingiusta, la cosiddetta legge Severino, anzi il primo credo che ne abbia subito proprio le conseguenze, credo sia stato il presidente Cusani a Latina. E successivamente il nostro leader Silvio Berlusconi. Una legge, dicevo, ingiusta che di base però ha inibito l'attività politica al nostro leader. E quindi noi adesso abbiamo l'obbligo, il compito di doverci far carico, noi amministratori locali, dirigenti dei comuni, delle province, di doverci far carico di quello, appunto, di questo slancio di entusiasmo che è venuto a mancare, sperando in qualche modo che poi si possa, noi stiamo attendendo questa sentenza della Corte Europea, mi auguro, non so i tempi quali saranno, poi c'è l'onorevole Tajani che sicuramente ci può spiegare meglio queste questioni, però io mi auguro che questo giudizio sia emesso il più breve tempo possibile e che si ridia un'agibilità politica al nostro leader Silvio Berlusconi. Perché tra l'altro adesso abbiamo dall'altra parte, da quel 50%, 60% che va a votare, abbiamo Renzi che viaggia intorno a percentuali alte, indubbiamente del 40%. Però io non credo che il presidente Renzi, al di là degli annunci, al di là di una buona dialettica, come si diceva una volta, che buca lo schermo, stia portando delle ricette importanti per il rilancio dell'economia italiana. Lui si limita a fare annunci, si limita a dire che in Europa sono tutti burocrati. Però io credo che invece lui avrebbe fatto molto meglio se avesse intrapreso la strada, per esempio, che ha intrapreso la Francia, dove preoccupati della signora Le Pen che potrebbe andare al governo, hanno detto che loro non rispettano il patto di stabilità, perché la ricetta vera, io credo, per carità, non voglio avere la presunzione di dover dettare linee di politica europea, però credo che la ricetta vera sia quella di liberare le risorse degli enti pubblici, far ripartire i lavori delle imprese, così lavorano gli imprenditori, lavorano gli
gli idraulici, lavorano gli elettricisti e questo sia, credo, l'unico modo in Italia per far ripartire l'economia. Poi dobbiamo pagare la multa, dobbiamo pagare una sanzione, io credo convenga pagare la multa per liberare definitivamente queste risorse. Quindi è un momento difficile, ce ne accorgiamo tutti, lo viviamo tutti i giorni, sia a livello amministrativo sia a livello politico. Io mi auguro che in qualche modo si possa riuscire a portare a casa queste benedette riforme e credo, tra l'altro, che neanche Forza Italia possa svendersi alle presunzioni del Presidente Renzi o del Ministro Boschi. Quindi credo che loro debbano in qualche modo, come dire, ragionare con un partito responsabile, un partito necessario, che è stato necessario negli ultimi 20 anni alla Repubblica Italiana, e credo appunto che noi stiamo vivendo una fase particolare come quella che vivemmo 20 anni fa, dove c'era questa macchina da guerra di Occhetto che doveva in qualche modo prendere il potere incondizionato in Italia, e lì ci fu appunto il nostro leader che seppe tirar fuori dal cilindro una cosa incredibile che tutti no, che è rimasta e rimarrà sempre nella storia. Oggi, certo, le condizioni sono un po' diverse, c'è Renzi appunto che ha questa macchina da guerra. All'epoca lui, ricordo, voleva mettere in campo Segni, voleva mettere in campo altri personaggi, non riuscì a trovare un leader che potesse contrastare la macchina da guerra di Occhetto. Oggi lui è in qualche modo, come dire, appunto, impossibilitato a riscendere in campo, anche perché bisogna anche riconoscere che sono passati 20 anni, e però io credo che noi dobbiamo rimanere uniti, dobbiamo cercare di ricostruire un'alleanza nel recinto del centrodestra, perché poi alla fine da soli indubbiamente non riusciamo ad essere vincenti, quindi riuscire a rimettere insieme tutta un'area di centrodestra che possa in qualche modo, come dire, ricreare quell'entusiasmo, rimotivare quel popolo, perché l'Italia poi tendenzialmente è un paese moderato, rivitalizzare questo popolo di centrodestra e che si possa definitivamente tornare a governare. Noi qui a Rieti, nel nostro piccolo, possiamo dire che in qualche modo l'alleanza di centrodestra siamo riusciti a farla. Abbiamo concorso, e qui voglio ringraziare Michele che è stato candidato, che si è battuto come un leone per le provinciali, però sapevamo sin dall'inizio che di più non si poteva fare, non potevamo vincere. E a meno che non fosse capitato proprio qualche miracolo, perché è la legge che è stata congeniata, fatta proprio per far vincere il centro-sinistra. E guarda caso, il 90% delle province sono state, come dire, conquistate dal centro-sinistra. Quindi era una legge impossibile che a noi non ci dava pochissime chance per poter riconquistare la provincia, anzi conquistare, perché da quando è nata Forza Italia non abbiamo avuto mai l'onore di poter governare la provincia, e però abbiamo, come dire, eletto una robusta rappresentanza all'interno della provincia di Rieti. Abbiamo quattro consiglieri di centrodestra, uno è entrato adesso, Gerbino Luigi, che saluto, e quindi abbiamo quattro consiglieri. 4 su 6, io penso che insomma un'affermazione più che dignitosa siamo riuscita a portarla a casa. Di più, onestamente, era impossibile fare. Quindi, come dire, a Rieti noi ci stiamo dando da fare, considerando che queste battaglie noi le facciamo in qualche modo a mani nude, nel senso che non abbiamo. E di questo io voglio ringraziare qui presente Mario Abruzzese, che ci sta sempre molto vicino, io gli farei un applauso perché è un consigliere di Rieti, ultimamente è diventato proprio un consigliere di Rieti, come spesso viene anche il consigliere Aurigemma, no? Insomma, loro due, Mario in primis, è colui il quale
almeno io credo ci stia dando quel supporto anche a volte morale e psicologico per poter andare avanti. Perché dicevo, noi qui a Rieti non abbiamo rappresentatività importanti, non abbiamo senatori, non abbiamo deputati, non abbiamo consiglieri regionali, non abbiamo il presidente della provincia, non abbiamo il sindaco di Rieti. Loro hanno tutto, hanno il segretario regionale del PD, hanno deputati, hanno senatori, financo il segretario regionale della CGIL, che tra l'altro è anche del mio paese, di Altrodogo, Claudio Di Brandino, che non sembra, ma incide molto a volte nelle scelte, anche nelle scelte della gente, perché poi il sindacato ha il suo peso, ha la sua forza e ha la sua rappresentatività. Quindi, non lo so, adesso credo che ci sia una fase nuova, dobbiamo tutti affrontare una fase di rinnovamento anche del partito, una fase congressuale. Noi siamo qui come ci siamo sempre stati, ci abbiamo sempre messo la faccia, ci la metteremo anche questa volta, faremo il possibile e sicuramente, convintamente, per quanto mi riguarda, io lotterò sempre come ho sempre lottato da quando è nata Forza Italia, dal 1994 ancora per Forza Italia, ancora per Antonio Tajani, ancora per Silvio Berlusconi. Grazie. Grazie, grazie Sandro, grazie a tutti quanti voi per essere oggi qui. Complimenti tanto a tutti gli eletti, ma anche a tutti coloro che si sono candidati, a tutti coloro che si sono impegnati in una campagna elettorale che magari non ha avuto grande risalto nell'opinione pubblica perché era un voto di secondo livello. Però questa campagna elettorale c'è stata e tutti quanti noi ci siamo impegnati per ottenere un buon risultato. A Rieti si sapeva già qual era il destino elettorale, però mi sembra che lo sforzo e la mobilitazione ci sia stata, quindi veramente un grande applauso all'amico Nicolai per, sapendo bene qual era il destino, si è battuto come ha sempre fatto. Sarebbe stato sicuramente un eccellente presidente della provincia, come è stato un eccellente sindaco della sua città. E Sandro ha aperto un tema che è quello del rinnovamento del partito. Il rinnovamento deve avvenire per forza attraverso la fase congressuale, che sarà di estrema importanza. E io vorrei che fosse, e sicuramente sarà così, una fase dove non si faccia la conta delle tessere. Cioè, per dire se è più bello Antonio, Francesco, Giuseppe o Chiara o Simonetta. Il problema è vedere cosa intendiamo dire e cosa intendiamo fare per i nostri concittadini. Quale ruolo intendiamo svolgere in Italia, quale ruolo nella fattispecie intendiamo svolgere a Rieti e in tutti i comuni della provincia di Rieti. Ha un senso ancora essere di Forza Italia? Ha ancora un senso fare politica per Forza Italia? Oppure vogliamo iscriverci tutti quanti al partito di Renzi perché va di moda fare così? E poi, se come è, non intendiamo iscriverci al partito di Renzi, cosa vogliamo fare? Qual è la linea da seguire? Quali interessi e quali valori vogliamo difendere nella nostra società, per i quali vogliamo batterci, per i quali chiedere consenso? Io credo che innanzitutto, se partiamo dalle scelte concrete, durante questi congressi, che saranno un'occasione di confronto, di dibattito, ma anche un'occasione per aprire le porte del nostro partito, abbiamo bisogno anche di aria nuova. Io non sono mai per mandare via o mettere in un angolo chi ha lavorato, o chi ha avuto ruoli o chi ha ruoli, e non sono neanche dell'idea che bisogna comunque solo essere giovani, perché ci sono dei giovani che sono più vecchi dei vecchi e ci sono i vecchi che sono più giovani dei giovani, è sempre una questione di testa. Però certamente i congressi devono rappresentare un'occasione per spalancare le porte del nostro partito, non soltanto tesserare gli amici o far tesserare gli amici, ma avere intanto anche un movimento di cittadini. Perché poi è vero ci sono i candidati che cercano le preferenze, ma senza i voti non ci stanno neanche le preferenze. Senza consenso poi perdiamo anche il numero degli eletti. Sembra una cosa di Catalano, ricordate a quelli della notte di Arcore, ma è
è la realtà. E spesso noi ci dimentichiamo perché siamo troppo introflessi, cioè non possiamo fare dei congressi soltanto guardando al nostro interno, chi deve fare il coordinatore di quel paese o quello che deve fare quello di un altro. Dobbiamo intanto mettere i nuovi coordinatori nelle condizioni di essere protagonisti di una nuova stagione politica. E partendo dalla politica nazionale, noi non possiamo accettare la politica economica di questo governo, perché se andiamo a leggere attentamente la legge di stabilità, così come è stata proposta, è una legge di stabilità che va a colpire il ceto medio, che è quello che più di ogni altro ci ha sempre votato, cioè chi ha lavorato, piccoli e medi imprenditori, artigiani, commercianti, pensionati, dipendenti pubblici. E se noi guardiamo, si colpisce la casa, si colpiscono i pensionati, perché basta prendere, acquistare il Sole 24 Ore di oggi, prima pagina, hanno fatto i conti di come il calo del PIL porterà a una riduzione delle pensioni se non ci sarà un intervento forte. Nella legge di stabilità c'è un colpo mortale alle casse di previdenza, cioè ai risparmi di tutti i professionisti, geometri, giornalisti, architetti, ingegneri, avvocati. Aumenta la pressione fiscale sui fondi pensione, idem, e sono quelli, sono il risparmio cioè sono soldi dei cittadini. In altre parti del mondo quei fondi non vengono tassati, perché sono fondi che servono intanto a pagare le pensioni, ma anche per fare investimenti a breve termine. E in Gran Bretagna hanno investito 2 miliardi di sterline di fondi privati, di fondi di pensioni dei professionisti, per realizzare infrastrutture. E come pensiamo di realizzare infrastrutture se le casse dello Stato sono vuote? Coinvolgendo gli altri. Teniamo conto che tanti dei buoni del tesoro, dei buoni dei pubblici, sono stati acquistati con questi fondi. E abbiamo detto per anni, l'INPS non ce la fa a pagare le pensioni, stiamo attenti perché rischiamo di non poter pagare le pensioni ai nostri figli, cercate di sviluppare anche le pensioni private, e poi che cosa succede? Le tasse ancora di più. Un'altra prova è chi fa questa pensione. Certamente non ha un problema il ceto super ricco, è la media classe italiana, il lavoratore medio che accumula risparmi e cerca di crearsi una vecchiaia serena o di lasciare qualche cosa ai propri figli. E andiamo a colpire proprio questo ceto medio, e questo sta facendo la legge di stabilità. Che poi Renzi, essendo astuto, gioca la partita nascondendo, evitando il dibattito su questi temi concreti, buttandola su Bruxelles. È colpa di Bruxelles. Io ci sono da 20 anni a Bruxelles. È vero che c'è molta burocrazia, è vero che le cose non vanno, ma non è che tutto quello che accade è colpa di Bruxelles. Se aumenta in Italia il debito pubblico, la colpa di chi è? Del governo o di Bruxelles? A Bruxelles manca politica. Oggi è stato tanto sbandierato questo semestre di presidenza italiana dell'Unione Europea, e se era così importante, cosa ha fatto Renzi per cambiare le carte? Oggi l'Italia in Europa è isolata. Lui pensava tanto del suo rapporto con il francese Hollande, l'Olanda ha già fatto l'accordo con la Merkel. La Spagna è uscita per conto proprio dalla crisi, lo stesso la Grecia, lo stesso il Portogallo. Renzi sta portando l'Italia in una situazione di isolamento internazionale. Si è preso la Mogherini come alto rappresentante, non ha nessun ruolo poi, perché non ci sarà mai a Bruxelles, perché sarà in giro per il mondo. I grandi rapporti ce l'avrà il polacco Tusk, che è presidente del Consiglio, e poi lei non potrà tutelare gli interessi nazionali al tavolo della riunione della Commissione, perché lì o ci sei o non ci sei. E lei non ci sarà non per cattiva volontà, ma perché è un ruolo che la porta ad essere fuori, quando la politica estera europea è ancora debole. Non è certamente lei il personaggio che può rinforzare la politica europea. Cosa hanno ottenuto nella grande trattativa con Bruxelles? Tante parole ma pochi fatti. Flessibilità, io gliela avevo data quando ero commissario la flessibilità per pagare i debiti pregressi che la pubblica amministrazione aveva con le imprese. Non l'hanno utilizzata e non hanno neanche pagato le imprese. Oggi ci sono ancora 50, 60, 70 miliardi da dare alle imprese.
perché erogano soldi, ma poi una volta che erogano, poi devono essere pagate le imprese, non basta erogare, serve il pagamento effettivo. Prima li stanziano, poi una cifra stanziata, il 50% lo erogano e di quel 50% ne arriva il 30% sì e no alle imprese. Per una lentezza della burocrazia. Aveva promesso che avrebbe pagato tutto entro il giorno di San Matteo, mi pare che San Matteo sia passato già da più di un mese e non ha mantenuto. Però non mantenendo gli impegni poi cambia fronte e alza il tono inventandosi uno scontro con qualcun altro. Però la politica economica così com'è non va, sta aumentando la disoccupazione. Non c'è una ricetta di politica economica per la crescita. Le imprese non vengono aiutate. Poi tratta con Confindustria, però poi nella sostanza accende lo scontro con i sindacati per di far capire agli imprenditori che vuole schierarsi dalla parte degli imprenditori, ma poi mancano i risultati. Insomma, fa il giocoliere giocando d'azzardo ogni giorno di più. Ma nella legge di stabilità non ci sono risposte concrete ai bisogni di un paese che certamente è in difficoltà economica. Ma non c'è una ricetta per uscire dalla crisi. Vanno a tagliare i fondi per le forze dell'ordine, sono le uniche che dovrebbero essere sostenute perché viviamo anche un momento grave di insicurezza. C'è un incremento forte della immigrazione. Quali sono i risultati che ha ottenuto? Si è dovuto venire ieri, forse avete sentito l'intervista ieri a Canale 5 del presidente del gruppo del Partito Popolare Europeo che dopo l'incontro con Berlusconi ha detto che giustamente bisognerebbe distribuire le quote di immigrati in tutti i paesi che arrivano in Italia e in tutti i paesi dell'Unione Europea. Questo è un risultato politico che abbiamo raggiunto noi. Ricordiamoci che soltanto con il governo di centrodestra venne bloccata l'immigrazione con l'accordo fatto con Gheddafi. Queste cose noi dobbiamo pure sottolinearle. C'è molto attivismo, molta presenza, molti tagli di nastri, ma poi nella sostanza e anche nella lettura del testo della legge di stabilità non ci sono quelle risposte che tutto il blocco sociale che rappresenta dal pensionato al giovane che deve cominciare il lavoro non si sente tutelato. Anche gli 80 euro sono stati un bluff, non sono serviti a far aumentare i consumi, sono stati dati soltanto alla vigilia delle elezioni europee per raccogliere un po' di consensi, ma poi non sono stati aiutati coloro che avevano bisogno. Quindi la politica economica così com'è non va. E l'Europa sicuramente darà un'altra lezione al governo Renzi. Non hanno ottenuto nulla. E quando ci saranno questi famosi 300 miliardi di investimenti, che è giusto che ci siano, io mi domando, ma l'Italia sarà in grado, sarà pronta a utilizzare i soldi europei, oppure i 300 miliardi andranno a finire nei paesi dove c'è già un'organizzazione, dove c'è già una politica industriale, dove c'è già una rete capace di saperli utilizzare. La mia preoccupazione è questa, che l'Europa investirà in questi 300 miliardi e questi 300 miliardi finiranno in buona parte in Germania, in Polonia e noi raccoglieremo le briciole perché non c'è un'organizzazione capace, non c'è la progettualità, non c'è la voglia di realizzare infrastrutture necessarie per poi andarsi a prendere quei soldi. Ho l'impressione che sia fatto tutto quanto in maniera molto dilettantesca da parte del governo. Anche il livello dei nostri ministri, insomma, mi pare che sia un po' di esperienza limitata per dare risposte poi ai nostri concittadini. Non vedo una politica industriale efficace. Guardate cosa sta succedendo in una città che certamente è molto vicina a questa provincia, a Terni. E Berlusconi riuscì a risolvere la crisi dell'Ast 10 anni fa, intervenendo con Schröder. Vediamo, io sono stato in mezzo agli operai che sono venuti a Bruxelles la settimana che si conclude oggi. Sono inferociti con il governo perché non c'è una risposta concreta, non c'è stata un'azione determinante per risolvere o quantomeno per cercare di evitare il disastro in una città
dove l'acciaio è tutto, è anche una città simbolo della politica industriale italiana. Cosa sta facendo questo governo per sostenere la politica industriale? Per sostenere le piccole e medie imprese? Si fa finta con una parte di dare e con l'altra mano però togli più di quello che dà. Allora, da questo punto di vista noi dobbiamo certamente essere critici, ma durante i nostri congressi di queste cose dobbiamo discutere. Ma io credo che dobbiamo discutere anche degli altri pericoli che ci sono, che non ci toccano direttamente ogni giorno, come la perdita dei posti di lavoro o la mancanza o la chiusura di tante imprese. Questa provincia ha sofferto. Ecco, una politica industriale anche per la provincia di Rieti, questo dovrà essere un altro tema dei nostri congressi, che credo sia molto più importante questo, è decidere una linea, cosa fare e come utilizzare la forza di un partito che comunque a Bruxelles conta, perché siamo nella grande famiglia del Partito Popolare Europeo, non siamo soltanto all'opposizione qui in Italia, ma abbiamo dei posti chiave, cioè come dare una risposta di politica industriale anche a questo territorio, visto che soffre questo territorio tanto di carenze. Cosa sta facendo il governo Renzi per la politica industriale anche della provincia di Rieti? Allora questi sono i temi durante dei quali si dovrà discutere durante i congressi. Ma dicevo, ci sono problemi che sembrano meno gravi di questi, ma sono altrettanto gravi, perché toccano anche la nostra identità, toccano i valori nei quali noi crediamo e nei quali siamo battuti sempre. Non sottovalutiamo ciò che sta accadendo in Siria e in Iraq. Il califfato è una minaccia gravissima alle porte dell'Europa. Non sottovalutiamo il fatto che tanti giovani europei vanno a combattere lì. C'è un Islam fondamentalista che rappresenta un pericolo per la nostra civiltà. E non possiamo far finta di nulla quando crocifiggono i cristiani in Siria, o quando bruciano un po' più lontano una coppia di cristiani perché ha buttato una copia del Corano. La libertà religiosa è un valore fondamentale per noi europei, ma anche per noi cristiani. Non possiamo rinunciare alla nostra identità, non possiamo rinunciare alle nostre radici cristiane. Non è un discorso confessionale o da chierichetto, è una questione di identità, di storia. Se questa Europa vive in pace da 70 anni è anche perché abbiamo un certo modello di società, crediamo in certi valori e non possiamo rinunciare, e questa minaccia purtroppo c'è, e l'Europa ha fatto troppo poco, abbiamo lasciato fare troppo agli americani. Cioè, i nostri interessi, è vero che sono nostri alleati gli americani, è vero che è importante avere un rapporto con loro, ma gli interessi degli Stati Uniti non sono gli interessi dell'Europa, anche nei rapporti con la Russia. È vero, Putin a volte può apparire qualcuno che forza alcune posizioni, non sempre la Russia rispetta le regole internazionali, ma dobbiamo anche ricordarci che colpire la Russia perché magari gli americani hanno raggiunto l'autonomia energetica con lo shale gas, con il gas di scisto, significa fare un danno a noi stessi. Il 30% del gas e il 30% del petrolio che arriva dalla Russia fornisce, cioè il 30% del nostro fabbisogno viene dalla Russia. Ci sono migliaia di imprese europee e italiane che lavorano in Russia. E cosa altrettanto importante, ricordiamoci che la Russia è un grande baluardo contro il terrorismo internazionale. È un grande paese cristiano, ecco perché a nostro parere è un altro tema sul quale discutere, perché la politica estera non è soltanto qualcosa che riguarda gli ambasciatori, perché con la globalizzazione anche le nostre imprese devono poter andare a lavorare in Russia. Parlavo con uno di voi che prima diceva come si può internazionalizzare, come si può uscire. Anche le piccole e medie imprese europee lavorano troppo poco fuori dai confini, soltanto il 26% lavora fuori dai confini nazionali, soltanto il 13% lavora fuori dai confini dell'Unione Europea. Noi dobbiamo fare anche un salto di qualità, cioè non dico che bisogna lasciare qua per andare a lavorare là. Bisogna lavorare qua, ma esplorare anche altri territori, altri orizzonti, per poi portare soldi qua, cioè per produrre là per quei mercati. Come bisogna favorire le imprese che vogliono ritornare, per esempio, dalla Cina? Io credo che si debbano, o da altri paesi, perché c'è anche questo fenomeno. Quindi avere una politica industriale
accompagnata dalla politica internazionale. Io mi auguro che la politica internazionale dell'Italia e dell'Europa favorisca, perché essere una grande potenza significa anche poter favorire l'economia. Io ho accompagnato, quando ero vicepresidente della Commissione Europea, centinaia di imprese in giro per il mondo, e un conto era arrivare con la bandiera dell'Europa che rappresentava 28 Stati membri, un conto andare come un solo paese. Era un valore aggiunto, era una prova di forza che tu davi in Sud America, in Russia, in Cina. Ecco perché serve una politica estera, anche per fare politica economica, serve una diplomazia economica. E questo un paese lo deve fare, con il governo di centrodestra alcune cose siamo fatte. In Libia le imprese italiane lavoravano, in Turchia le imprese italiane lavoravano, con la Russia le imprese italiane lavoravano, perché c'era un disegno di politica estera e quindi diplomazia. E questi sono temi che interessano poi la vita di tutti i giorni, più i nostri valori e la nostra identità. Questo è un tema sul quale bisogna discutere. Noi dobbiamo anche fare terra bruciata nei confronti di tutti coloro che intendono minare la nostra identità. Non possiamo permettere che in tante moschee in Italia si proclami la guerra santa e si venga dentro casa nostra a dire distruggiamo questo modello di società. Perché poi questo modello di società serve a loro per stare meglio. E allora bisogna vedere anche chi viene a casa nostra. Ma più sei forte della tua identità, più hai il coraggio di aprire le porte, ma soltanto a chi vuole venire qui a lavorare. O chi è rifugiato politico, certo, i cristiani che scappano dalla Siria sono benvenuti qua. È un'altra cosa. Ma l'immigrazione clandestina ci pone un problema. Come cosa rispondiamo noi a un ragazzo che ci chiede, ma io non trovo lavoro e lo dobbiamo dare a quello che viene qua senza rispettare nessuna regola? E forse bisognerebbe cambiare anche la politica, perché dico la politica estera è importante, forse bisognerebbe aiutare i paesi che sono in difficoltà laggiù, non spalancare le nostre porte, fare una politica di cooperazione, anche utilizzare le nostre imprese che potrebbero lavorare in questi paesi guadagnando, ma anche fermando l'immigrazione. Vedete, noi dobbiamo avere una strategia e di questo noi dobbiamo discutere nei congressi locali, perché poi dal basso deve anche crescere una convinzione per poi discuterne anche al congresso nazionale. E se no, qual è il ruolo che deve giocare Forza Italia? Se non gioca un ruolo politico, rischiamo di essere marginali. Non possiamo soltanto parlare della nostra storia. Io sono uno dei fondatori, ma parlare del 94 è molto bello, ma è una cosa che si può fare così, al circolo degli amici. Noi dobbiamo guardare al futuro, dobbiamo guardare ai problemi dei cittadini di oggi. E questo deve essere Forza Italia. Anche il confronto con Renzi sulla legge elettorale è l'ultimo tema che affronto, poi così possiamo mangiare. Le regole si scrivono insieme. Se si fa un patto, quel patto si rispetta, ma non è che siccome Renzi ha dei problemi a casa sua, ogni giorno cambia la sua proposta e noi siccome abbiamo fatto il patto dobbiamo accettare tutto quello che vuole lui. Perché se lui vuole andare ad elezioni subito, intanto per regolare i conti interni al suo partito e poi per cercare di massimizzare il consenso, già ne avrà meno del rispetto alle europee, perché con una situazione economica come quella attuale lui rischia soltanto di perdere consensi. Ad andare alle elezioni subito potrà essere utile per eliminare i suoi avversari interni, ma certamente sarebbe un errore clamoroso per l'interesse generale. I mercati punirebbero l'Italia al giorno in cui si sciolgono le Camere. Sarebbe un disastro per la nostra economia andare a votare nella prossima primavera. E se ne assumerebbe le responsabilità Renzi, perché ogni giorno in campagna elettorale, quando vedranno schizzare avanti lo spread e vedranno la borsa con segnali meno, diranno arriva il Presidente del Consiglio a fare la campagna elettorale a Rieti e intanto oggi la borsa è crollata. E la responsabilità sarà sua. E allora se Forza Italia pone alcuni paletti, allora giustamente non si può poi fare il gioco, cioè allora non facciamo con voi, allora faccio l'accordo con Grillo. Ma qua stiamo parlando di interessi generali dello Stato, di interessi generali di 60 milioni di cittadini italiani. Non stiamo parlando di come Renzi può conquistare il potere piazzando tutti i suoi amici da tutte le parti. È una cosa ben diversa. Allora, io credo che
Nazareno si rispetta perché servono delle riforme, anche le riforme della legge elettorale, ma la legge elettorale, se c'è un patto, si fa in due. Non è che l'altro decide e tu devi dire sì solo perché hai fatto un accordo. Voglio vedere come governa, vuole fare l'accordo con Grillo, lo faccio l'accordo con Grillo. È durato 24 ore, quelli di Grillo hanno incassato il loro nome e già dicono che con Renzi non si fa nessun patto e non vanno d'accordo con Renzi. Quindi la politica dei due forni, in questo caso mi pare che un forno già gliel'abbiano chiuso dopo che hanno incassato il loro membro al Consiglio Superiore della Magistratura. Ecco perché credo sia giusto puntare i piedi per quanto riguarda le riforme, ma nessun inciucio per quanto riguarda la politica economica. Noi stiamo e dobbiamo rimanere all'opposizione, anzi secondo me dobbiamo irrigidire le nostre posizioni nell'opposizione. I congressi saranno anche un'occasione per affrontare come territorio per territorio quali sono i problemi, cioè come la politica del governo cade negativamente, quali guasti produce sul territorio o quale incapacità ci sono. Dov'è la politica industriale? Parliamo di una provincia dove le industrie hanno sofferto. Dov'è la politica industriale del governo? Quali sono le risposte? Qual è la strategia del governo Renzi? Io quando ero commissario europeo ho cercato di dare all'Europa una politica industriale. Cioè, avevo un disegno. Qual è il disegno per la politica industriale del governo Renzi? Io non lo conosco. Noi stiamo subendo tante offensive, dobbiamo anche dirlo, ce ne accorgiamo di meno, ma una moderna industria, guardiamo cosa sta facendo Google. Google è una multinazionale americana che utilizza un sistema sbagliato di politica fiscale in Europa. Dobbiamo arrivare all'armonizzazione fiscale, perché in Europa il fisco dovrebbe essere uguale in tutti i paesi, se c'è un mercato interno, se no ci ritroviamo, 3 o 4, guardate cosa è successo in Lussemburgo, ma Google paga 4 soldi di tasse in Irlanda, assume 4 gatti e spadroneggia rubandosi la pubblicità e domina tutto il sistema digitale. Anche su questi temi, anche questa è politica industriale, anche il nostro partito deve occuparsi di queste cose. Noi parliamo poco anche della politica ambientale, che tipo di politica ambientale vogliamo? Noi dobbiamo pure dire alle nostre imprese che non possiamo imporre loro degli obiettivi raggiungibili perché sennò li uccidiamo. Allo stesso tempo dobbiamo preoccuparci di tutelare il territorio, di tutelare il clima. E queste sono cose, secondo me, veramente finisco, delle quali dobbiamo discutere nei congressi. Ma non può essere tutta, perché purtroppo capita, perché è legittima la competizione, ma deve essere una competizione sulle idee. Guai se i nostri congressi si trasformano soltanto in una conta delle tessere. Sarebbe un errore gravissimo, politicamente gravissimo. Noi siamo a un bivio: o abbiamo la forza e la capacità di rialzare la testa, di tornare ad essere protagonisti e determinanti nella vita politica nazionale, oppure saremo condannati a fare un partito di reduci, di nostalgici del 94. Io a questo non ci sto, non mi piace, non mi interessa, non lo voglio fare. Io voglio combattere per il futuro, come ho fatto, combatto da quando ho 12 anni, per difendere le mie idee, i miei valori, per combattere una battaglia politica, per vincere. Io non voglio sopravvivere, voglio vincere. Allora per vincere dobbiamo anche noi cambiare atteggiamento, anche avere il coraggio di ricominciare una grande battaglia, avere il coraggio di spalancare le porte. Se viene qualcuno più bravo di me, pazienza, prenderà il posto mio, vuol dire che è più bravo, l'avrebbe tolto comunque. Noi, io vorrei che ci fossero la prossima volta il triplo delle persone che ci sono qua, perché siamo riusciti a convincere gli altri a venirci ad ascoltare. Ma come le facciamo a convincere le persone? Soltanto per dire che Tajani è più simpatico di un altro, o Tajani è più, o viene un altro che ci sono più simpatico di Tajani? Li convinci sulle idee, le proposte, poco un po', certo, se le persone sono le gambe sulle gare che hanno le idee, ma dobbiamo anche proporre delle idee, avere delle idee. E le idee nascono dal confronto di tanti, dalle proposte che vengono dai congressi. A questo servono i congressi. Ecco perché io mi sto accalorando tanto e mi sto battendo perché questi appuntamenti così importanti possono essere il momento da dove riparte, dai nostri iscritti, dai nostri simpatizzanti, dalla gente che non tanti votano Renzi perché sono convinti che non ci siano alternative. Noi dobbiamo e vogliamo essere l'alternativa, l'alternativa non può essere la Lega Nord, perché sono diversi, perché hanno una posizione troppo estrema. L'Italia è un paese di moderati di centrodestra e noi questo mondo dobbiamo rappresentare, questo blocco sociale dobbiamo rappresentare. Non possiamo farci sostituire da Renzi,
che quando fai discorsi moderati piace a tante signore o a tanti signori che poi vanno alle sue cene. Ma il nostro corpo elettorale deve avere una rappresentanza forte, con un progetto politico, con una strategia, e questo ce la dobbiamo dare al congresso. Dobbiamo ricominciare a vincere. Prepariamoci a riconquistare anche la città di Rieti, con una strategia, con un progetto. E il congresso deve essere l'inizio della campagna elettorale per riconquistare la città di Rieti. Una volta abbiamo perso, ora basta. Abbiamo amministrato bene in questa città e tu hai lasciato una bella eredità. Perché lasciare risultati positivi agli altri? Non credo che questa amministrazione stia facendo meglio della tua o di quella del tuo successore. L'hai detto tu e lo penso pure io. E allora dobbiamo fare in modo che il congresso diventi il momento di raccolta di quell'opinione pubblica, ma anche della società civile, che vuole cambiare in questa città, ma dobbiamo anche noi essere in grado di diventare l'alternativa. Certamente è una questione di candidati a sindaco della lista, ma anche una questione di idee. Che progetto abbiamo per Rieti? Cosa deve diventare questa città? Deve continuare a rimanere la Cenerentola delle province, oppure deve diventare o tornare ad essere una città protagonista? Questo dobbiamo fare noi. Io sono disponibile a dare, anche perché sono stato eletto grazie ai vostri voti, vi ringrazio. Sono pronto e disponibile a fare tutto ciò che posso per ritornare a vincere, caro Antonio. Perché a Rieti si può vincere. Il corpo elettorale è più favorevole a noi che agli altri. Non dobbiamo commettere errori. Dobbiamo, a partire dal congresso, avere una strategia per vincere, per dare risposta agli imprenditori che oggi sono qua, ma ai tanti anche che ci seguono con attenzione, che vorrebbero che noi sventolassimo forte la nostra bandiera con idee, progetti, proposte, con uomini impegnati, con una forte presenza sul territorio. Il congresso deve essere il momento di inizio. Riflettiamoci, io sono a vostra disposizione, facciamo tutto ciò che si deve, ma anche i comuni della provincia devono essere strumento per vincere nel capoluogo, perché se il capoluogo va bene, poi va bene tutto il resto della provincia. Questo non significa affossare gli altri comuni rispetto al capoluogo, ma vincere a Rieti diventa anche politicamente significante. Non è che l'amministrazione regionale stia facendo un granché, anzi, hanno vinto perché abbiamo sbagliato noi. Adesso, siccome stanno sbagliando loro, cerchiamo di vincere noi, partendo dai capoluoghi per arrivare anche alla regione. Ecco, questo vi volevo dire, mi scuso se mi sono accalorato e se ho parlato tanto, però credo che sia un momento importante, credo che sia anche giusto dare ai nostri dirigenti e a coloro che ci sono vicini, se messi nel mondo imprenditoriale o di altri mondi, l'impressione che noi ci siamo e che vogliamo esserci sopra, non soltanto oggi ma anche domani e dopodomani, che vogliamo in questa città, in questa provincia, in questa regione, in questo paese e anche in Europa contare per essere punti di riferimento e per dare risposte ai nostri concittadini. Io mi accorgo perché ci credo e sono convinto che sia giusto fare così. Io ero convinto quando ho cominciato a fare politica a 12 anni e oggi dice no, 61, ho lo stesso entusiasmo di allora. Io mi auguro di poterlo trasferire, di poter comunque coinvolgere tutti coloro che hanno entusiasmo e che vogliono dare il loro contributo. Le porte sono spalancate e credo che, ripeto, i congressi possono essere l'occasione per raccogliere tante e tante persone che vogliono partecipare a una nuova straordinaria avventura. Sarebbe un peccato, sarebbe un grave errore non coinvolgere, non partecipare a questa avventura. Vi ringrazio.